Buonasera direttore, intanto buonasera. La gioia immagino sia grandissima e anche un po' mitigato l'arrabbiatura nei confronti del Ponte d'Era, che alla fine ha fatto un po' troppo ostruzionismo. Poco fa Baldini lo ha detto con il sorriso, ma non è stata una bella cosa. No, perché comunque ci sta a perdere del tempo, fa parte del gioco, ma hanno iniziato al 40esimo a stare a terra a perdere tempo fino alla fine, ma in cose proprio inutili. Poi c'è Dio che vede e provvede ed è giusto che all'ultimo secondo hanno preso gol. Allora ci racconta un po' Pasquale Foggia come ha vissuto quell'arcobaleno calciato da Cangiano, quella palla rimessa lì a disposizione nella mischia Antonino De Marco. Ma onestamente non ho visto neanche chi ha fatto gol. De Marco. Quando ha messo la palla dentro ho visto un po' di mischia, ho visto tutti esultare, poi non ci ho capito più nulla onestamente. Sono segnali questi? Sono segnali di una squadra forte, ma forte nell'animo, una squadra che non molla mai, l'ha dimostrato anche oggi nonostante secondo me non abbiamo fatto una grandissima partita, ma contro una squadra che poi viene a chiudersi non è neanche semplice, quindi va dato veramente merito a questo gruppo di ragazzi che è straordinario, poi ci metto anche il pubblico che alla fine ci ha spinto tanto e noi abbiamo bisogno della gente, abbiamo bisogno perché come dice il mister c'è un sogno e il sogno va coltivato tutti assieme. Chiedo una cosa dal punto di vista proprio tattico, Foggia. Pescara in trasferto, comunque con le squadre che giocano a viso aperto, ha dimostrato di essere anche dominante sul ritmo e sull'intensità. Squadre chiuse, un po' di fatica la fa. È normale perché chiaramente quando c'è un muro sulla tre quarti campo diventa complicato, oppure lì deve migliorare il Pescara? No, si può sempre migliorare assolutamente, ma non è semplice perché quando trovi squadre che comunque si chiudono, trovare gli spazi non è affatto semplice. E lì poi, come il calcio, perché è la statistica, no? Spesso si sblocca sui piazzati, e lì noi abbiamo dimostrato di poter fare la differenza, abbiamo portato a casa una vittoria, secondo me la più importante fino ad oggi. Mi dice la sua sul gol subito, perché sentivo l'analisi da studio di Massimo Profeta, che sulla palla calcio di punizione battuto da posizione laterale va bene che Staver è stato sovrastato da Guidi, però perché il Pescara ha difeso così basso davanti a Plizzari? Perché è stato lì dentro l'area piccola? Ma questo dall'inizio dell'anno abbiamo questo modo nostro di marcare, non è il gol che abbiamo preso oggi, noi per natura, per scelta difendiamo così. Loro sui piazzati comunque hanno giocatori di struttura e abbiamo preso gol, però sulle marcature, su come stiamo in campo, questo è dalla prima giornata che difendiamo in quel modo. Studio per il direttore Pasquale Foggia, che all'auricolare vi ascolta. No, infatti volevo rimanere in tema, Pasquale, ma intanto complimenti per la vittoria, che è di inestimabile valore, no? Visto che se ne parlava, l'ultima domanda di Enrico Giancarli, ma per evitare che i difensori corrano all'indietro, fa questo Baldini? Cioè, è questa la motivazione? Ma questa non la dico pubblicamente, perché sono cose che facciamo in settimana. Ripeto, è un modo di difendere. Abbiamo dei giocatori bravi nel gioco aereo, è una scelta. Perfetto. No, un'altra domanda per Pasquale Foggia? No, assolutamente, poi, era solo una curiosità. Poi se, ovvio, se beccano, Massimo, se sì. Beccano giocatori della mia stazza, poi è normale che prendi gol, no? Ah beh, certo. No, ma infatti era solo per approfondire. Avete qualche altra curiosità per Pasquale? Sì, no, ma infatti era solo per approfondire l'argomento, non era una, voglio dire, una critica, assolutamente no, era una curiosità. Altre domande sinceramente io non ne ho, perché ha focalizzato la situazione Pasquale. Questa è una squadra che non muore mai, lotta sempre, arriva a vincere partite anche magari in un momento, no, non di grande brillantezza, ma ci può stare. Il Ponte d'Era ha fatto ostruzionismo anche in modo esagerato, quindi io credo che questo sia un segnale. Assolutamente, non a caso ho detto che questa secondo me è la vittoria più importante fino ad oggi, a dimostrazione che è una squadra che fino all'ultimo secondo ci crede. Allora, sta arrivando la persona che ha deciso la partita, quindi gliela facciamo vedere a Pasquale Foggia, a lui, visto che nella mischia non l'ha quindi visto. Quindi se segna De Marco siamo rovinati, ragazzi. Veramente siamo rovinati. Dai, facciamo questa faccia anche perché è convinto di essere bello, tra l'altro.